di qua. Ragazzo, anche se volessimo cercare Tyr, come raggiungiamo Svartalfheim? Sai che Odino ha bloccato i viaggi tra i regni, no? Sindri ha detto di avere qualche idea. Sindri è pieno di idee. Il terreno sembra instabile lì. Cosa ci sarà lì sotto? Ah, si torna a rompere cose per divertimento e profitto. Bello! Mimir, cos'hai sentito dell'offerta di Odino? Al ragazzo? Non molto. Sono usciti. Ma lui ce l'ha raccontato. Non mi preoccuperei. Nemmeno delle cose che non ci ha detto. Ricordi, qui affrontammo il nostro primo troll. Mi ricordo che tu avevi perso il controllo. Facciamo attenzione, fratello. Il pericolo è vicino. Ti va bene combattere senza scudo? Non sarebbe la prima volta. Siamo quasi. Fratello, posso parlarti? Non rinfacciare al ragazzo la sua curiosità. È normale, è giovane. Ai miei tempi sapevamo obbedire. Ed è questo che speri per lui? Fratello, il ragazzo seguirà la sua strada, che ti piaccia o meno. Se non vuoi che si allontani da te, fatti furbo e cammina insieme a lui. Se trovassimo un modo per viaggiare tra i regni e arrivare a Svartalfheim, troveremmo un sacco di cose per... Basta. Ci andremo. Davvero? Ma se non troviamo Tyr, lascerai perdere per sempre. Va bene. Non te ne pentirai. È passato così tanto tempo! Come sei cresciuto? Oh, sì. Beh, se volete seguirmi. Brock ha detto che vi serve un posto sicuro in cui passare la notte e penso proprio che i vostri nani preferiti possano aiutarvi. Siamo ancora i vostri nani preferiti, vero? Siete gli unici nani che conosciamo. Capisco.
Dopo di voi, amici miei. Dove andiamo? Nella casa più pulita dei 9 regni. E vorrei che rimanesse tale. Non mi riferisco a nessuno in particolare, Kratos. Dopo quell'incidente con Thor, abbiamo pensato di farvi un po' di spazio finché non deciderete cosa fare. Ci siamo quasi. Come potete vedere, ci siamo stabiliti nel regno tra i regni. Non è un granché, ma è al riparo dal Fimbulwinter, dagli occhi di Odino, e la vista è impareggiabile se vi piace il vuoto grigio e scintillante. È bellissimo, Sim. In realtà vorremmo parlarti di un piano. Ti ascolto. Prego, entrate. Ora, se voleste pulirvi i piedi con molta cura, io vi aspetto. Non vuoi pulirti i piedi, vero? D'accordo, le camere sono là, la cucina invece è laggiù. Vi va uno spuntino? Kratos? Uno spuntino? No, niente spuntino. Noi abbiamo bisogno del tuo aiuto per raggiungere Svartalfheim e salvare Tyr. Tyr? Che... vivo? Ma dico cosa... Che cosa? È tutto a posto. Gli ho detto tutto. Tutto quanto? Hai aiutato mio figlio a disobbedirmi? No, io ho vegliato su di lui. Ho fatto le tue veci. Nessun rischio, eravamo davvero al sicuro. Forza, di qualcosa. Quello che è importante ora è cercare di ripristinare i viaggi tra i regni. Tu sai come fare? Sì, lo so. È che c'è... È solo che c'è... Qui c'è tanto fango. Allora perché non hai già aperto una strada? A essere sincero, per questo avevamo bisogno del tuo aiuto. Oh, oh! I fratelli Uldra hanno finalmente bisogno dell'uomo più sapiente del mondo. Esatto, è proprio così. Ehi! Andateci piano! Quello come è entrato qui. E chi diamine è? Quello è mio figlio. Beh, per tutta Yarsmida, che cosa gli è successo? È maledettamente alto ora. Ed è proprio... così! È tutta colpa tua. Venite con me, almeno troviamogli qualcosa che gli vada bene. Sta diventando grande, stupido nano. Non ti sei mai sentito impacciato in gioventù? Ehi! Ormai quello che è fatto. Ma tu dovrai farti rispettare d'ora in poi e fare la cosa giusta. No, ci sta provando, credimi. D'accordo, sistemiamo la vostra roba prima che andiate in giro a bighellonare. Inizia da questo. È messo molto male. Non vuoi che te ne costruisca uno nuovo? È molto importante per me. Beh, vedrò cosa posso fare. Nel frattempo, che ne pensi se te ne do uno come rimpiazzo? Al momento ho abbastanza risorse per crearne solo uno. Ma se me ne porti altre, vedrò che cosa posso fare. Ragazzo continuerà a crescere, sarà meglio che ti abitui a comprargli nuovi vestiti. Il Fimbulwinter non è stato
clemente con la nostra ragazza. Taqui ha bisogno di un po' di amore nanico. Ti eri perso della roba, l'ho messa nel forziere. Che faresti senza di me? Darò un'occhiata in giro, alla mia stanza. Di a Sindri quando sei pronto. È bellissimo qui, Sindri. Hai costruito tutto. Ecco cosa avevamo dimenticato. Come va la vita al nostro cafoncello azzurro preferito? Che cazzo hai detto? Raffinato! Fermo! Quelle scale non ti reggono! Non distruggermi la casa, ti prego! Visto? Sapevo che volevi uno spuntino. Ehi, guarda. Mi immagino sia qui che tengono il cibo. È bello sapere che non moriremo di fame. Il posto è di tuo gradimento, spero. Come sblocchiamo i regni? Ci serve una cosa da laboratorio. Seguimi e porta con te la testa. Quindi, dov'è tenuto esattamente Tyr? È imprigionato in una miniera chissà dove. Non sappiamo altro. Il regno è pieno di miniere, lo sai? Vi servirà aiuto per trovarla. Oh, dovreste parlare con Durlin. Chi è Durlin? È un nostro cugino, più o meno. Lavora per la città, si occupa di sicurezza, ha accesso a qualsiasi tipo di informazione sulle miniere. E so che non è amico di Odino. Per questo tua madre chiese il suo aiuto per organizzare una ribellione. Pronti? Una ribellione? Tu ne sapevi niente? No. Un capo ribelle che conosceva la mamma. È proprio ciò che ci serve. Penso che vi siete persi il ta-da! Beh, non importa. Lo olierò in un attimo. Ci vediamo fuori, al passaggio. Capo ribelle, Durlin? Se non è un po' gonfiata questa. Eh? E tu? Dici solo le cose così come ti vengono in mente, vero? Immagino tu sia convinto che Durlin non veda l'ora che qualche bastardo gli si presenti alla porta in cerca di guai. Cosa intendi, Brock? Ci aiuterà o no? Oh, lascia perdere! Non è compito mio sproloquiare sui miei conoscenti. Al contrario di questo qui. Ti ignoro. Bene, vai pure da Durlin. Vedrai come andrà a finire. Sappi solo che non è il solito nano simpatico e gentile. È scorbutico come un gatto rosso e parla in modo strano. Una descrizione decisamente diversa. Vorrei tanto vedere il tuo regno natale. Svartalfheim sembra unico. Svartalfheim? Stupido nome a Aesir. Ti sembriamo forse elfi scuri? Oh, giusto. Voi lo chiamate in modo diverso. Nidavellir, che è anche il nome della capitale e il posto in cui si trova Durlin.
Al giorno d'oggi quella città è piena di stronzi di Odino. Non sarà facile trovare un nano con un po' di amor proprio. Crudele, ma giusto. Sentito. Sono dei draghi. Sono così lontani, non capisco nemmeno quanto siano grandi. Ci servono solo il Bifrost e la testa. Brock, tocca a te. Questa sarebbe la parte in cui c'è bisogno di me? Esatto. Questo dispositivo è stato creato su misura per te. Ti aiuterà a vedere meglio il problema con i tuoi occhi da Bifrost. Va bene. Posso anche controllarlo? Oh no. No, 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 no. Questo serve a farti stare fermo mentre ti puntiamo la luce negli occhi. Ah, Sindri, schifoso bastardo! Aprili. Aprili, dai. Oh. Speravo davvero di non dover usare le pinze. Fallo! Fatto. Fatto. Bene, ora rilascia! Non è piacevole! Il segnale, presto, sbrigati! Arrivo, arrivo! Per le uova di Rasvelger, a che serviva tutto questo? Lo vedrai presto. Devo solo regolare... Ecco, dovrebbe andare. Visto? Nessun danno permanente. Te li do io i danni permanenti, coglione! Kratos, lanciami! Voglio infilzarlo! Non sai stare al gioco, vecchio caprone! Il Bifrost è rotto. Ora potrete usare i semi di Yggdrasil per questi passaggi. Non vi servirà più alcun tavolo o lampada Bifrost. Mi serviva per la luce. Ok, giusto. Mi inventerò qualcosa. Ma prima, vieni. Lascia che ti mostri come funziona. Punta la tua chiave verso la runa di Svartalfheim, a destra, e concentrati. Così arriverete alle terre umide, fuori Nidavellir. Raggiungete la piazza della città e chiedete di Durlin alla taverna. Sei sicuro che lo conoscano lì? Durlin è sempre stato un ubriacone impenitente. Magari è cambiato del tutto, ma secondo la mia esperienza... Vuoi venire con noi? Oh, verrei, ma le terre umide sono... umide. E ci sono grim dappertutto. Creature ostili, viscide e puzzone. Buona fortuna! Grazie. Aspetta, che? Buona fortuna! Wow, lo sentite? Che cosa? Qualsiasi cosa, tutto. È caldo. Possiamo usare questa barca, se riesco a liberarla.